Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24 e i titoli del nostro telegiornale. Una fitta rete di spaccio è stata sgominata a Vibo Valentia. Coldiretti Calabria nel fine settimana si mobilita contro il megalotto della strada statale 106 Ionica. L'ingegnere ANAS Marco Moladori sui lavori di manutenzione della 107. A Reggio Calabria, Teresa De Sio apre il Face Festival 2018. È stata dunque sgominata a Vibo Valentia una cosca dedita alla produzione e allo spaccio di droga, spiegano l'andamento dell'operazione Nicola Gratteri e Andrea Grassi. Sentiamo. Un'inchiesta che conduce dritta al cuore dei traffici che valgono milioni di euro e immettono denaro fresco nelle casse dei clan. Con l'operazione denominata Giardini Segreti sono 6 le piantagioni scoperte dalla polizia sequestrate tra Capistrano, Nicotera e Ioppolo per un totale di 26.000 piante di marijuana che sul mercato avrebbero fruttato circa 20 milioni di euro. Le indagini hanno evidenziato la capacità dell'organizzazione di provvedere a tutte le fasi del ciclo di produzione. A capo dell'organizzazione Emanuele Mancuso, divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia, che acquistava online semi di canapa indiana e concime grazie ai quali realizzava la costruzione delle strutture dove piantare i semi, curare la germinazione e la fioritura delle piante, la crescita, la lavorazione e infine l'immissione sulle piazze di spaccio. Queste sono una parte delle dichiarazioni di Mancuso Emanuele, erede, figlio di una dinastia di dranghetisti che il loro quartier generale si trova in provincia di Vibo Valentia, con ramificazioni nel nord Italia e all'estero. Per noi sono state importanti queste dichiarazioni, soprattutto ai fini del riscontro e della sua attendibilità. L'importanza di questa indagine l'avete vista, è il dato che siamo riusciti non solo ad attribuire la paternità di queste enormi coltivazioni di marijuana nei paesi attorno a Vibo Valentia, ma anche e soprattutto per la prima volta si è riusciti in Italia a capire, a dimostrare da dove l'andrangheta si riforniva dei semi. Emanuele Mancuso, rampollo della famiglia di Nimbadi e figlio di Pantaleone, l'ingegnere, è il primo pentito nella storia della cosca. Fino a qualche tempo fa era broker della droga ed un vero esperto. Dalle sue dichiarazioni abbiamo visto una grandissima competenza. Sinora tra quelli che coltivano, specialisti nella marijuana, ritengo sia la persona più competente che abbia ascoltato nell'arco di oltre 30 anni della mia carriera di magistrato. E il questore Grassi ad evidenziare la capacità imprenditoriale della cosca. Questa indagine colpisce la capacità imprenditoriale e la modernità della famiglia Mancuso. Ci sono stati alcuni elementi: la capacità di fare acquisti online, la capacità di controllare tramite droni gli appezzamenti di terreno dedicati alla coltivazione, e questa è anche opportunità di sfruttare una manodopera offerta da extracomunitari. Ecco, questi tre elementi li ritengo simbolici e sintomatici della loro grande capacità criminale e imprenditoriale. Mobilitazione della Coldiretti Calabria contro gli sprechi per la costruzione del terzo megalotto della strada statale 106 Ionica, Sibari, Roseto, Capospulico. Si è svolta tra Villa Piana e Trebisacce, in provincia di Cosenza, la mobilitazione della Coldiretti Calabria contro gli sprechi del terzo megalotto della strada statale 106 Ionica Sibari Roseto Capospulico. Contrattori, simbolo della Calabria operosa, Coldiretti Calabria ha chiesto di riportare l'attenzione su questa fondamentale arteria, in particolare sullo spreco di risorse e al grave impatto ambientale che si determinerà. Alla mobilitazione hanno partecipato i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Nicola Morra, Rosa Silvana Abate, Francesco Sapia e Francesco Forciniti, che hanno condiviso le ragioni di Coldiretti Calabria e del territorio. I parlamentari hanno assicurato che il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e i suoi uffici stanno già lavorando per fermare questo assurdo treno in corsa ed evitare lo spreco di risorse e lo scempio ambientale e paesaggistico in uno dei territori più belli della Calabria. Nei giorni scorsi anche la prefettura di Cosenza ha scritto una lettera al ministro sottolineando le ragioni di Coldiretti, che ha ribadito la necessità di ammodernamento della strada statale 106 Sibari-Roseto e la necessità di metterla in sicurezza, ma questo, ha sottolineato inoltre il presidente Pietro Molinaro,
può avvenire senza stuprare il territorio con la perdita di oltre 500 ettari di suolo agricolo e di circa 526 milioni di euro, i maggiori costi per la realizzazione del tracciato scelto che potrebbero essere investiti per la connessione e il miglioramento della viabilità provinciale dei centri storici e delle aree interne. Ma non solo, ha aggiunto ancora Molinaro, ci sarà l'immediata perdita diretta ed indiretta di 260 posti di lavoro in agricoltura, nell'agroalimentare e attività multifunzionali. Un forte impatto ambientale nei 10 anni previsti per la realizzazione, si arreca anche un danno al turismo e la perdita dei siti Natura 2000. Si tratta di un oltraggio paesaggistico permanente con il tracciato sopraelevato e gallerie artificiali in superficie, oltre ai notevoli dubbi di legittimità sulla delibera del CIPE che non prevede il completo stanziamento e il progetto definitivo. Ma tutto sarà deciso in sede di progetto esecutivo e che ancora per la seconda tratta non è stato mai pubblicato. È di uno stupro collettivo, ha chiosato infine Molinaro, incomprensibile, messo in atto da diversi soggetti che non possiamo assolutamente condividere e per questo la mobilitazione continua. I nuovi ed imponenti lavori manutentivi sulla strada statale 107 effettuati da ANAS la renderanno più sicura e percorribile. Sono queste le parole dell'ingegnere Marco Moladori, responsabile di questa importante arteria stradale. Grazie ai lavori effettuati tra il mese di giugno e questo mese di luglio da parte di ANAS, la strada statale 107, la Silana Crotonese, oggi è una strada più sicura grazie ad una nuova pavimentazione. Un lavoro manutentivo imponente, come ha confermato lo stesso ingegnere Moladori di ANAS, responsabile di questa importante arteria stradale. L'ultimo cantiere che stiamo facendo di pavimentazione è quello in corrispondenza, per intenderci, dell'università. I lavori in questo tratto, ha assicurato sempre l'ingegnere Moladori, termineranno questa settimana. Durante il periodo estivo non saranno fatti più interventi di pavimentazione per limitare il disagio agli utenti che in questo periodo, comprendo, si muovono per le vacanze estive, andare in gila, andare al mare, quindi abbiamo deciso di non effettuare ulteriori interventi di pavimentazione che saranno ripresi dopo le ferie estive. Mentre nei confronti del Cannavino, meglio conosciuto come il Ponte di Celico, l'ingegnere Moladori, in merito al fatto che ANAS è stata costretta ad eseguire una nuova bitumazione, ha dichiarato che la prima impresa ha eseguito le pavimentazioni in maniera più corretta, abbiamo fatto delle analisi di laboratorio, hanno suffragato questa posizione di ANAS, abbiamo rescisso il contratto con l'impresa perché nonostante l'avessimo invitata più volte a ripristinare il danno che aveva creato, l'impresa non ha adempiuto alle indicazioni, alle disposizioni di ANAS, l'abbiamo mandata via e al posto della prima impresa ne è venuta un'altra che ha completato correttamente le pavimentazioni e i soldi che sono serviti per fare queste pavimentazioni verranno addebitati in danno all'impresa precedente. Camigliatello Silano ha ospitato un incontro istituzionale tra l'Arma dei Carabinieri e l'amministrazione comunale in occasione della presentazione del 4° Reggimento a Cavallo. Anche quest'anno, in occasione della presenza del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo a Camigliatello Silano, si è svolto l'ormai rituale incontro con l'amministrazione comunale di Spezzano Sila, i Carabinieri a Cavallo ed il comandante provinciale, il colonnello Pietro Sutera. Un incontro conviviale ma allo stesso tempo istituzionale, dove il primo cittadino, Salvatore Monaco, ha consegnato delle targhe e ringraziato i militari che in questo periodo svolgono un importante compito, quello di controllo e prevenzione nelle zone più impervie del territorio dell'Altopiano Silano. Anche quest'anno diamo il benvenuto al 4° Reggimento Carabiniere a Cavallo. È veramente un piacere dargli il benvenuto perché presteranno servizio sul nostro territorio, quindi i servizi di vigilanza saranno aumentati e saranno potenziati. Un servizio che viene svolto da ormai un po' di anni e che ha creato un vero e proprio rapporto di collaborazione e di vicinanza con i carabinieri del 4° Reggimento a Cavallo. L'attività dei carabinieri a cavallo si svolgerà soprattutto nei villaggi, nelle frazioni, nelle zone impervie difficilmente raggiungibili da altri mezzi, quindi veramente è un piacere accoglierli quest'oggi come amministrazione comunale, anche in virtù dei legami di profonda amicizia e stima che c'è tra la nostra comunità, tra la comunità di Spezzano Sila e Camigliatello e il comando dei carabinieri.
Cambiamo argomento, passiamo allo spettacolo. Il pensiero meridiano di Teresa Desio apre l'edizione 2018 del Face Festival a Reggio Calabria. Terra che non può dormire e non può cagnare, terra tua brucia le parole, dieta che non è postura, poi è tornata. Fa tappa anche al parco ludico del Forte di Ecolandia, sulle colline a ridosso di Reggio Calabria, il tour musicale di Teresa Desio, che apre l'edizione 2018 del Face Festival, la rassegna di arte, creatività ed ecocultura in grado di offrire spunti sempre attuali sulla condizione della contemporaneità e del mezzogiorno in particolare. Partire, pensare e tornare sono i tre verbi coniugati dagli artisti presenti al Face Festival che, come madrina d'eccezione, hanno scelto la voce e la musica di Teresa Desio, che con il suo pensiero meridiano, le note e i ricordi anche di grandi artisti del Sud come Pino Daniele e Domenico Modugno ha accompagnato i presenti in un viaggio tutto attuale dal sapore di riscatto. Face Festival continuerà fino al 30 luglio nel Parco di Ecolandia con altre performance artistiche che avranno nella musica e nell'arte un buon filo conduttore. Il Sud ha bisogno di eventi come questo, come il Face Festival, perché mette insieme la cultura, l'arte, il viaggio, il pensiero e quindi anche il pensiero meridiano, e perché il Sud deve rinascere da se stesso. Non può, e rinascere da se stesso significa rinascere dalla volontà e dalle coscienze e dall'attività singole delle persone, dalle intelligenze. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto più tardi per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie e buon pomeriggio a tutti voi.